La notizia del rinvio addirittura dello spostamento al 2021 ormai era nell'aria anche più di una settimana e ad oggi è giunta appunto la notizia del rinvio definitivo al 2021. La decisione è stata una decisione saggia, giusta, con varie valutazioni anche a riguardo degli atleti che, nonostante i grossi sacrifici che stanno facendo allenandosi in casa, e appunto queste preparazioni sarebbero state un po' sfalsate. Stando più di un mese sui rulli, la condizione sarebbe stata quella che è, e anche la motivazione psicofisica, non sarebbe stata ottimale per dei giochi olimpici. Quindi sono assolutamente d'accordo con questa decisione, anzi sono contento, in modo che anche noi riusciamo a lavorare, in tutte le nazioni e in particolar modo riescono a lavorare più serenamente e preparando al meglio questo obiettivo. Gli atleti, in particolar modo anche Gerhard, cosa dire, l'hanno presa come deve essere presa, con intelligenza e con professionalità. Non si molla, si va avanti, si ricomincia da capo e strada facendo bisogna trovare tutte le motivazioni giuste per tirare avanti ancora un anno. E quindi, come dicevo, non bisogna perdersi d'animo, anche perché speriamo che al più presto passi questa situazione, in modo da poi riuscire a programmare e a preparare gli appuntamenti di fine stagione. Sappiamo che gli europei sono stati spostati, per il momento il mondiale no, e quindi rimarrà l'appuntamento più importante per questa stagione. E poi ricordiamoci che a fine anno, gli ultimi mesi della stagione, ci saranno una bella sfilza di gare di Coppa del Mondo. Quindi la motivazione per continuare ad allenarsi per gli obiettivi ci sarà sicuramente da parte dei ragazzi, da parte di tutti. I programmi sono cambiati, sicuramente anche qui aspetteremo poi una conferma quando la situazione sarà passata o si sarà anche un po' alleggerita. Dopodiché, avendo il calendario abbastanza definitivo in mano, riusciremo a riprogrammare il tutto e magari se ci sarà anche la possibilità di iniziare con un ritiro, in modo da rincontrare i ragazzi, rimotivarli e ripartire da capo. Ecco, la situazione è pesante, però diciamo che tutto sommato i ragazzi stanno bene, li ho sentiti abbastanza tranquilli e quindi andiamo avanti così, dai. Non dobbiamo perdere la concentrazione, perdere la motivazione e lottare insieme a tutti. D'altronde abbiamo visto, non parlando di sport, ma parlando un po' di altre regioni, sono veramente messi male e stanno lottando ancora più di noi, quindi cerchiamo di star vicino anche a loro e di continuare a sognare, ecco, perché non bisogna mai mollare e continuare ad andare avanti.